Cari amici spettatori, oggi abbiamo due richiedenti interessati alla macchina della verità. Dobbiamo alla cortesia del direttore dell'Istituto Nazionale di Osservazione di Rebibbia per la classificazione dei detenuti se ci è stata offerta la possibilità di mostrarvi una delle quattro macchine della verità esistenti oggi in Italia. Il signore che vedete alla mia sinistra è interessato agli aspetti giuridici della macchina della verità. Si chiama Secondino Penna di Villa De Api. Quando si dice i casi, vi abbiamo parlato di un istituto di classificazione per i detenuti. Il signore si chiama Secondino di nome. La macchina della verità è una macchina scrivente. Il signore si chiama Penna di cognome. Come vedete è tutto un programma. Il secondo richiedente, invece, il signor Italo Scarpa di Caserta, ci ha chiesto di conoscere il funzionamento di questa macchina. Niente di meglio che fargli fare un esperimento personale. Su, allegro che non la mangiamo. Il dottor Franco Ferracuti, consulente psicologo di questo istituto, vi spiegherà il funzionamento della macchina. Il lie detector, la cosiddetta macchina della verità, è un apparecchio che permette di registrare alcune modificazioni fisiologiche a carico della pressione, del respiro, della conducibilità elettrica cutanea che si verificano in un soggetto durante un interrogatorio. L'analisi dei tracciati che si ottengono e la loro esatta valutazione dovrebbero permettere di accertare se il soggetto mente o no nelle risposte fornite. Per esempio, scriva un numero a suo piacere da 1 a 10. Ora, ad ogni domanda che le farò, risponda di no, anche quando le dirò il numero che lei ha realmente scritto. Ha scritto il numero 1? No. Ha scritto il numero 2? No. Ha scritto il numero 3? No. La reazione è evidente. L'apparecchio ha registrato lo stato emotivo da menzogna. Grazie mille, dottore, per le sue spiegazioni tecniche esaurientissime. Prego. Signor Scarpa è accontentato. E adesso, signor Secondino Penna, il dottor Riccione, direttore dell'Istituto Nazionale di Osservazione di Rebibbia, le illustrerà gli aspetti giuridici della macchina della verità. Il lie detector, comunemente detto il rivelatore della menzogna, in Italia non ha aspetti giuridici, data la sua scarsa attendibilità. Qui noi a Rebibbia lo usiamo soltanto per la ricerca della emotività. Ha sentito? Quindi da noi la macchina della verità non ha nessun aspetto giuridico. Grazie infinite, direttore. Cari amici spettatori, con la speranza di avervi interessati, vi invitiamo a scriverci esponendoci i vostri problemi, i vostri quesiti, le vostre curiosità. Indirizzate su cartolina postale a Settimana Incom, via Nomentana, Roma. Grazie amici spettatori, arrivederci presto su questo schermo.